Don Pasquale, siamo vicino alla festività natalizia, una delle più belle feste dell'anno, ecco. Però lei ogni mattina, qui siamo al Bosco di Rosarno, va a trovare i suoi fedeli, quelli che non possono venire in chiesa, e lo fa tutti i giorni dando la comunione, la benedizione. Ma guarda, in questo tempo di Natale, siamo in tempo di Avvento, ci stiamo preparando alle festività del Natale, ecco, è proprio un mio dovere, ma anche una necessità spirituale di andare a trovare gli ammalati, quelli che non possono venire a messa nella domenica e negli altri giorni, sia per dare la confessione sacramentale, quindi, ma anche per far ricevere, ecco, il corpo di Cristo, l'Eucaristia. Ma soprattutto per dargli la vicinanza di parroco a loro che vivono, ecco, situazioni di malattia, magari pure, ecco, attraverso la malattia di scoraggiamento, quindi fargli sentire una presenza spirituale del parroco e di tutta la comunità. Quindi in questo periodo lo sto facendo con maggiore intensità. Naturalmente durante l'anno mi sono proposto pure, ecco, dopo queste festività, mi sono proposto pure di andare a visitare tutte le famiglie, perché qua, ecco, la situazione logistica non permette di accogliere di incontrare le persone durante le giornate, perché qui siamo al Bosco di Rosarno e quindi la gente vive negli stradoni e gli stradoni per loro è difficile, ecco, raggiungere la chiesa a volte per venire a messa tutti i giorni. E quindi mi sono proposto anche di tanto in tanto di andare a trovare le famiglie e quindi portare la vicinanza sia del parroco sia della comunità parrocchiale. In questo tempo di Avvento che dobbiamo, ecco, noi dobbiamo sperare, ecco, che questo Gesù bambino, no? Ecco, ci porti la pace, la gioia a tutti quanti. E questo è il messaggio che sto portando sia, ecco, nell'omelia in chiesa, sia nelle case dove sto andando a trovare gli ammalati. Perché la distanza tra noi e Dio si è accorciata con questo bambino, questo è un segno mirabile, questo segno che è il segno dell'umiltà e della tenerezza di Dio, di questo bambino che viene ad abitare in mezzo a noi. Anche in questo Natale Gesù viene a portarci l'amore di Dio, perché come dicevo prima, la distanza tra noi e Dio, con la venuta di questo bambino, con l'incarnazione, si è accorciata e noi possiamo, ecco, sentire la presenza di Dio in mezzo a noi, ma soprattutto vedere il volto di Dio che si presenta in questo bambino. E c'è questo segno mirabile del presepe. Noi abbiamo fatto il presepe e non per caso, ma con un'intenzione particolare, l'abbiamo fatto sotto la croce, perché il segno mirabile di questo bambino è questa stalla di Betlemme. Ecco, la presenza con Maria e con Giuseppe. Dio ha scelto questa donna affinché il bambino potesse prendere dimora qui in mezzo a noi. E questo presepe che ci mostra questo segno mirabile dell'amore di Dio, della tenerezza di Dio, possiamo dire che Gesù bambino, ecco, il Natale è la festa della umiltà e della semplicità di Dio. Dell'umiltà di Dio perché Dio si è fatto bambino per venire in mezzo a noi. E si è voluto venire in mezzo a noi nella semplicità di un bambino. Allora dicevo, l'altro segno è il segno della croce che abbiamo qui sopra il presepe, no? Ecco, questo presepe è stato fatto proprio, ecco, volutamente sotto la croce, perché la salvezza che ci porta Gesù bambino in questo presepe è quella salvezza che Dio ci dà donando la sua vita sulla croce. Questo bambino che torna alla sua. Allora, ecco, questo è il segno mirabile, il presepe e la croce che, ecco, a Natale si congiungono insieme.